Mi chiamo Paolo Salata, sono originario di qua, però ho vissuto fuori molti anni e sono tornato con spinto dalla passione per questo posto. Ho creato un'associazione culturale che si chiama Lampus, mi sono ispirato all'esperienza nostra che poi sono presa in tutto. E quindi oggi diciamo che noi buttiamo in collaborazione con Libreria Inclusa, abbiamo organizzato questa presentazione, che non è una presentazione qualunque, perché presentiamo una persona che è grande appassionato di Puglia, lui è originario di Martina Franca, però frequenta moltissimo il Basso Salento, e si chiama Mario Desiati, che è qua con noi. Un applauso per lui. Ok, sul trono. Volevo invitare le persone che non si sono ancora sedute di occupare la solita fila davanti che è vuota, per cui non iniziamo se non vi sedete. Quindi accomodatevi, un po' scalate, venite qua perché se non la famiglia San Giovanni. Pregherei di avvicinarsi senza bisogno che parli, semmai, da Enrico San Giovanni, che sta arrivando nel frattempo, e Stefania lo conoscete, per cui oggi vedremo qui a mettere sotto Mario Desiati due donne che lui conosce bene, che sono Michela Santoro, che si può accomodare, questi posti nel Salento, nel Basso Salento, crescono molto grazie ad iniziative come quella di Michela. Michela è chiaro che è una libraia, quindi ha una libreria, ed è una risorsa per questo posto, perché comunque diffonde cultura, perché vende libri quando uno va da lei, ma li propone all'esterno. Quindi ha avuto anche l'appoggio di diverse amministrazioni nel tempo, ha lavorato bene, e sono due anni che organizza un festival a Tricase che si chiama Festival dell'Armonia. Essendo una grande editrice, avendo molti contatti con le case editrici, è riuscita anche, e soprattutto, all'appoggio del direttore artistico Mario Desiati, a lui, ad avere qui nel Basso Salento autori di fama nazionale e internazionale. Quindi noi lavoriamo di andare avanti su questa strada e di contagiare il più possibile la gente che comunque è già predisposta. Vediamo che le sedie pensavamo fossero troppe e invece sono poche. Ci sarà un micro rinfresco, vedremo dopo. Comunque ci sarà qua, non rubo altro tempo. Devo ringraziare chi ci ha supportato, e ci sono Quintino Matto, che poi vi farà degustare dei vini della sua cantina, si chiama Torre Ospina, e la cantina si trova a Ratene. La particolarità di questa cantina è che il capo di questa cantina è lui, che ha anni 26. Quindi volevo fare un applauso a lui e ringraziarlo. Un altro aiuto l'abbiamo avuto da Tricase, dal potente Fiammi, che in questo momento non c'è, e dalla pasticceria di Avito. Io ho finito, vi ringrazio, grazie per essere venuti. Se volete iscrivervi all'associazione Lampus e seguirci, fuori c'è un pacchetto, vi metterò io appena ho finito a ricevere le iscrizioni, e comunque ci potete seguire su Facebook. Adesso Valeria Bisanti l'avrei fatta presentare da Michela. Poi ci sarà un uomo a sorpresa
e lo presenterà Michela. Grazie e buon anche divertimento, perché secondo me le presentazioni sono cultura e anche sorriso. Una storia tessuta d'amore e di poesia.
fino a Cadore, l'esito che vuole essere più alto, più riuscito del percorso di Mario Desiati. La materia del romanzo è certamente spiazzante, come si dice dalla copertina, ma solo per chi non conosce Mario e la sua scrittura, le ossessioni e le impudiche rivelazioni disseminate nei suoi precedenti romanzi. Il protagonista è Martino Bux, apulo albanese, con la passione per il porno, uno sfigato e innamorato delle pornostar che hanno popolato e nutrito l'immaginario erotico della sua giovinezza, ma anche quella di tante generazioni. Un personaggio che appare indifeso, gentile, candido, innocente. Innocente come il desiderio, profondo, proibito, carnale, allo stesso tempo fugace, palpabile, irreale, quasi una disperata speranza di felicità. Il suo sguardo viandante esplora ancora una volta una Roma torbida e viziosa, derelitta e trasgressiva, una grande bellezza dereglienti, ancora una volta, trasfigurata e sublimata dallo sguardo puro e poetico di Mario Desiati. Le ragazze di cui si innamora.
lui si innamora di ragazze, solo di quelle ragazze che assomigliano a delle attrici. E tra l'altro queste attrici porno vengono catalogate continuamente, perché una delle grandi caratteristiche della pornografia contemporanea è la catalogazione. Generi, fantasie, depressioni, tutti i siti, per parlare della pornografia per esempio che scorre nei fiumi di internet, catalogano le varie depressioni in tanti altri micrositi con dei nomi che fino a 10, 15, 20 anni fa non esistevano. Io per esempio ho accompagnato una presentazione di Candore a Torino, al Circo dei Lettori di Torino, circa 2 settimane fa. Abbiamo fatto un esperimento e ho proiettato, è stata una presentazione un po' interattiva, ho proiettato alcune immagini di film d'autore dove appariva il porno, oppure un film della commedia americana molto famoso che si chiama American Pie, dove a un certo punto compare per la prima volta una parola che nel 1992 nessuno conosceva e che oggi è diventata molto presente nell'uso comune fra tantissime persone, che è la parola MILF, che è un modo per insomma madre la fa, cioè madre insomma piace divertirsi, e ho fatto una traduzione molto veramente molto eufemistica, cioè, mi perdonino l'insegnante inglese, chi sa l'inglese in questa sala, e per esempio ho trasmesso questo pezzo di American Pie per far vedere come effettivamente poi il porno ruba anche le parole al cinema normale, al cinema di tutti i giorni, e oggi per esempio mi riferisco ad una categoria del porno, cioè film dove sono protagoniste donne intorno ai 40 anni che spesso insomma fanno sesso con ragazzi più giovani. Arrivo a Candore, no, perché sono entrato subito in questo campo della tassonomia. Il protagonista ha questa caratteristica, lui guarda tutto ciò con lo sguardo di un ragazzino, cioè lo sguardo con il quale lui per la prima volta ha visto un film porno. Stupore, però uno stupore buono, l'ha visto con innocenza, come se prima di quello che lui, in cui lui si è battuto, non fosse mai esistito, la prima cosa che lui guarda, cioè che cos'è il Candore? Cioè è il Candido, è la pagina bianca, la prima cosa che vede, la prima cosa che assumi. Però lui nella vita a un certo punto questo shock che lui vive cerca di riviverlo continuamente. Cioè lui cerca di rivivere quello stupore, quella meraviglia che ha vissuto a 18 anni, in una situazione anche molto squallida, cioè lui è in un cinema a luci rosse di Lecce, l'Odeon, che qualcuno di voi conosce, forse avrà anche frequentato, e insomma sono, quando stavo a militare a Lecce, avevo la testa ad onore dell'Odeon, e no, non c'è più, lo so, però 20 anni fa c'era, insomma, io sono vecchio, cioè ho fatto il militare. C'è ancora? No, ho detto che ad Alpanica c'è ancora il cinema Lore. No, non è San Nicola. Si sta innescando il dibattito del cinema. Dunque, lui va in questo cinema, guarda, sta con gli amici, anzi con i convenitori, perché lui ha fatto la visita di leva, c'è già il panico, so che mi hanno detto. E quindi lui assiste a questa scena, che questo film comincia con una donna che si chiama Samantha Stone, un film vero tra l'altro, anche questo ho proiettato l'incipit del film Torino. Michele ha detto non è il caso di fare la proiezione qui, un po' pacchettone, non è il caso di farlo, e sceglie, però ve lo descrivo, in fondo sono scrittore, cioè sono pagato per descrivere le cose anche dal mio giornale. C'è questa bellissima donna con i capelli biondi che dopo circa 20 minuti di, è un film particolare perché i primi 20 minuti del film sono lei che si trucca per creare l'attesa, lei che si trucca, il regista che spiega che cosa deve fare, gli attori che si preparano, ci fanno vedere il catering,
c'è un'attesa e il protagonista è fomentato, per dire, un altruismo da questa attesa, finché a un certo punto appare questa ragazza che fino a pochi secondi prima era sotto la maschera del trucco con i bigodini in testa, e appare con questa pelliccia e un paio di decolleté e guanti, una collana di pelle che scende dalle scale, quindi anche una scena veramente molto classica, Deus ex machina, e scende queste scale e va incontro al suo primo amante. E lui, vedendo questa donna scendere le scale, si innamora perdutamente del movimento, di come lei ammicca, e vive un'emozione straordinaria, ma la vive come se fosse in quel momento un bambino che vede gli adulti giocare a pallone. Quando un bambino vede gli adulti giocare a pallone, sa che gli piacerebbe fare quello, ma sa anche che non può, cioè sa anche che c'è una barriera, e lui vive in quella barriera, questa barriera del candore, per tutta la vita, cioè per tutta la vita lui continuerà a cercare quella forma di stupore che ha vissuto quel pomeriggio dentro un cinema luci rosse di Lecce. Grazie. Col candore torna di nuovo sulla scena Martino Pux. In realtà è stato già il protagonista di un altro tuo libro, no? Vita precaria, amore eterno. Il nome richiama San Martino, che è il patrono di Martina Franca. Martina Franca nei tuoi libri non manca mai, e Pux, qualcuno l'ha voluto associare a Pux, quindi qualcuno che lavora libri, no? Nel mondo dell'editoria. Martino, allora, può essere letto come una maschera, un'altra carta d'identità, un compagno di viaggio, insomma ti chiedo, chi è Martino Pux e come è nato questo nome? So che c'è un episodio curioso dietro. Sì. No, Martino Pux, Martino Pux è il primo protagonista di Vita precaria, amore eterno, che è un romanzo a cui sono molto legato, nel 2006, e... Ah, io sono molto legato ovviamente anche al santo del paese, però Pux è il cognome del mio vicino di casa a Bari. È un signore che sarà contento di stare il mio romanzo sul forno. E il mio maestro, uno dei miei maestri, che è santo veronese, mi ha sempre insegnato. Lui fa la prima lezione quando mi insegna nei suoi corsi di scrittura creativa, quando insegnava, adesso insegna molto meno. Faceva la prima lezione sui nomi dei romanzi, e lui insomma riscontrava che nei romanzi degli esordienti o nei romanzi dei manoscritti originali delle persone che scrivono il loro primo libro e lo mandano in una casa editrice, c'era un difetto che ricorreva sempre: i nomi erano sempre nomi stranieri, perché insomma l'influsso a volte anche delle letture che si fanno, come nomi come Robert, come Paul, però a 100 celle, romanzo ambientato insomma da Caricati, però avevo questi nomi e cognomi, e i cognomi erano sempre o appunto Ford, cioè, oppure rossi, bianchi o nomi improbabili. E allora lui consigliava di andare a spiare, verbo parlato in questo romanzo totalmente contiguo, visto quello che succede in Candore, di andare a spiare i citofoni. Andate a vedere il citofono del condominio, almeno del condominio vicino, non proprio del vostro condominio, cioè fate almeno lo sforzo di attraversare la strada. Io non ho fatto neanche lo sforzo di attraversare la strada, perché proprio il citofono sotto casa mia, di via dei Deo a Bari, e dei denti dell'università ovviamente, mi hanno gli H, quindi non avevo più quella sede, e mi affascinava questo Pux. Poi ho studiato anche la storia dei Pux. Pux è un cognome albanese, molto diffuso a Bari, uno dei cognomi più diffusi, insomma, dai tempi, non della seconda ondata, quella dopo la caduta del comunismo, ma nell'ondata degli anni 30 degli albanesi che arrivavano in Italia, ai tempi appunto in cui il re era il re d'Italia dell'Albania. E in realtà lui poi è un personaggio che io uso
come maschera, hai detto giustamente Valeria, perché in tutti i romanzi o un personaggio maschile che si chiama Francesco Milino o un personaggio maschile che si chiama Martino Bux. Martino Bux è metropolitano e vive in quello che Jack London chiamava il popolo degli abissi. Il popolo degli abissi sono appunto quelle persone che vivono la città nella sua radice, si mischiano nella città, vivono, per dirla oggi, sarebbero le persone che vivono sui mezzi pubblici, che non hanno una fissa dimora, che vivono in quel mondo fra, non che sono accattoni, ma un gradino più sopra, ma anche un gradino più sotto il povero, anche un gradino più sotto di una persona che ha una certa regolarità, e lui fa parte di questo mondo. Allora, nell'esergo tu inserisci due bellissime citazioni, tra l'altro di due scrittori pugliesi, Carmelo Bene e Roberta Datafiore, che si è occupata a lungo, no, di pornografia, che orientano in un certo senso, a parer mio, la lettura del libro, perché tu sembri volerci dire che la vera oscenità sta altrove, no? Ad un certo punto Martino dice: per me il bene era il popolo della notte e il male i moralisti, la buon costume. Perché queste citazioni, per esempio, soprattutto quella di Carmelo Bene? Carmelo Bene, poi qui ci sono tante persone che lo hanno studiato, che lo hanno letto, che lo hanno conosciuto, quindi ne parlo veramente con tanto rispetto, ma io penso che Carmelo Bene, come tanti grandi, insomma, del Novecento, ha avuto a un certo punto un'intuizione, però queste intuizioni molto spesso non gli si rende merito, queste intuizioni. Era una notte di ottobre del 1995 e andava in onda Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo si era inventato questa formula, che in qualche modo era molto divertente, perché era l'uno contro tutti. Metteva un personaggio, di solito un personaggio un po' fumantino, focoso, poteva essere Vittorio Sgarbi, oppure uno come Carmelo Bene, e gli scatenava una pletora di giornalisti, scrittori, polemisti. Quella sera Carmelo Bene, a un certo punto, era totalmente spazzato, cioè stava proprio, cioè si era reso conto di essere troppo superiore alla platea che era di fronte, e a un certo punto lui dice: vabbè, vi lascio con un regalo, vi faccio un regalino. Lo dice proprio quasi sfocciato, come dire. E io mi ricordo che il giorno dopo dovevo andare a scuola, però stavo lì, proprio capito bene, e avevo vinto dal suo modo di parlare, ero lì che era affascinato dalla musica, delle cose che diceva, non le capivo tutte. Però a un certo punto dice questa cosa qui: io adesso vi lascio con la differenza fra erotismo e pornografia, la voglio leggere. Voglio dirvi che questa cosa è andata in onda sul canale 5 alle circa 23:30 di un giovedì di ottobre di esattamente 21 anni fa. Dopo una notte di erotismo nascono i bambini, la specie si ingrossa, le famiglie si espandono, i condomini si rafforzano, lo Stato si gonfia, si ricade nel sociale. La pornografia è il solo antidoto a tutto questo. Quando dice questo, sia lui, e lui inizia a inveire contro la primavera. Finita questa cosa, inizia, basta, primavera, che tutto rinasce, noi siamo fatti per morire, e inizia a delirio. Questo delirio viene stoppato, e poi lui fa un'altra distinzione fra erotismo e pornografia, che è quella che è molto raccontata, molto discussa, non l'ho messa come esempio, perché ci voleva un libro, in cui lui a un certo punto spiega che la pornografia è un atto che si vive nel totale solipsismo, una totale solitudine. Il porno è Kafka, e tutti restano basiti perché sembrano super Kafka.
cazzola, ho detto così, Bono e Kafka. Perché lui dice questo? Perché lui a questo punto spiega, è un atto che noi consumiamo da soli, ci vergogniamo di dirlo, che abbiamo visto un porno, ci vergogniamo di dirlo, che abbiamo ricevuto un'immagine pornografica che ha cambiato il nostro immaginario, anche semplicemente se l'abbiamo rimossa, lavorerà nel nostro inconscio, sia allontanandoci dal sesso, sia avvicinandoci al sesso, ma sarà sempre una cosa vissuta da soli. Molto interessante questo, perché lui lo dice nel 1995, quando nel 1995 in Italia internet ce l'aveva lo 0,5% della popolazione italiana, quando ancora la pornografia paradossalmente veniva preceduta da un atto comunitario, il cinema a luci rosse si divideva in mezzo ad altre persone, la stessa trattativa per comprare una rivista dall'edicolante è un momento di comunità, perché tu dovevi andare dall'edicolante e dissimulare di andare a comprare una rivista per degli amici o per avere uno zio in carcere a cui la dovevi andare, che era la scusa che usavamo noi. Quindi c'è, sono tante cose che in quel momento, nel 1995, Carmelo Bene intuisce. Effettivamente oggi il grande cambiamento di questo mondo è avvenuto proprio con internet, cioè con la possibilità di viverla da soli. E oggi, nel 2016, ne parlavamo ieri a Radio 3 con la novedata di Perini, è diventata anche non soltanto un atto di consumazione, ma anche di produzione solitaria, con la propria, con il proprio partner. Io con il mio partner decido di fare un filmino in 10 minuti, spesso anche con delle tecniche che ci permette i nuovi supporti di essere tecniche anche all'altezza del film che vengono venduti nei circuiti ufficiali, mettono addirittura in circolazione notizie di ogni giorno che esce un filmino di qualcuno e diventa subito virale, nella colonnina di destra di tutti i giornali se ne parla, e poi a volte, come dire, come è stato il caso della Cantone, di Tiziana Cantone diventa una notizia anche di cronaca nera, perché appunto non si sa poi maneggiare una materia così delicata. Ecco perché questo libro è veramente complicato scriverlo, cioè è perché va a toccare dei meccanismi, va a toccare un tema totalmente molto contemporaneo, però che in questo momento è in continuo sviluppo e con cui ognuno di noi ha un rapporto conflittuale, un rapporto, sicuramente un rapporto che a alcuni casi problematico, in alcuni casi magari pacificato, ma un rapporto in divenire. A proposito di iconografia, allora, il romanzo ha un punto di forza straordinario che è proprio nella documentazione, no? L'hai detto un po' tu prima, Martino è un catalogatore, anche tu sei un catalogatore, no? Io pensavo soltanto di giocatori a questo punto. Anche il porno, credo. Allora, ha una competenza straordinaria di video, di film porno, conosce vita, morte e miracoli di tutte le attrici di porno, soprattutto quelle degli anni Ottanta, no? Della Golden Age, del periodo, e con finezze però da amatore. Allora, mi viene spontaneo chiederti, il libro lo possiamo quasi leggere come una storia epica della pornografia, come è entrata la pornografia nella tua vita, non di scrittore, ma di lettore, e conosci realmente tutti i luoghi che tu citi nel libro? Allora, sono due domande, perché i luoghi del libro appartengono soltanto al mondo della trasgressione, anzi, sono luoghi in un certo caso anche molto innocenti. Me ne racconto uno fondamentale del romanzo, questo Casa Zanetti. Casa Zanetti ha un altro nome a Roma, è un locale che si apre, veramente molto innocente, si apre il giovedì pomeriggio e basta, dalle 17 alle 20:30. È un posto incredibile, è stato un posto incredibile per me, perché è il posto dove vanno ogni giovedì, perché il giovedì? Il giovedì pomeriggio è il giorno libero dei badanti e delle badanti. Il giovedì pomeriggio questo locale,
che viene affittato per feste di 18 anni o viene affittato per fare i compleanni dei bambini, il giovedì non si può toccare perché c'è la festa dei badanti. E alle 17 Casa Zanetti si riempie di persone di tutto il mondo che vanno lì e si uniscono e ballano. Ogni giovedì c'è una serata latinoamericana, poi ci sono le danze arabe, dipende insomma chi è che ha in mano in quel momento lo scelto del disc jockey. E io ho vissuto delle esperienze divertentissime perché andavo con un personaggio che avevo conosciuto dall'alto, vabbè, non sto scendo nei dettagli, che andava lì per rimorchiare le sudamericane. E lui diceva, no, guarda, ti devo portare in un posto incredibile perché qui succede tutto. In realtà è una festa parrocchiale, semplicemente che tutti, è una specie di grande speed dating, dove come un Tinder in una stanza, tutti si conoscono e si immortano in questo posto soltanto in queste 3 ore e mezzo, al di fuori non si conoscono, nulla è successo. E io entrai in questo posto e mi colpivano due scene. La prima scena erano i ragazzi giovanissimi rumeni che la notte fanno i ragazzi di vita a Valle Giulia, si prostituiscono, quindi come ai denti di Pasolini ancora adesso, ragazzi di 20, 22, 23 anni, con le fidanzatine che andavano a ballare cioè il pomeriggio. E poi c'era questa zona detta una geniale preparatrice di falafel, che aveva fatto fare il buonissimo libanese, era chiamato la zona Guardanonni, da Guardarova, perché c'erano tutti quelli che non avevano avuto il giovedì pomeriggio libero, ma si erano portati dietro la persona che badavano e venivano messi in un angolo della casa Zanetti, tipo ammassati. C'era questa zona, dicevo, questa sarà la fine che farò io, cioè mi sono visto un angolo di questa casa, cioè non ho io questi, mi sono visto lì, cioè con la mia badante o il mio badante che mi porta in questi posti, e venivano messi tutti ammassati e la zona Guardanonni, e quelle persone ballavano, questi due ore si riportavano da dove erano venuti. Cioè questo è uno degli ambienti, come dire, di questo romanzo, tu mi chiedi dei luoghi, e questo è uno dei tanti luoghi dove qui il protagonista, che attraverso il protagonista, dove lui insomma assiste anche a delle scene molto gravignolesche. E poi tu mi chiedevi del porno. Beh, io vengo da Taranta, Martina Franca, come c'è Taranto, e noi tutti abbiamo avuto questa educazione come tanti, con le televisioni locali, la generazione che negli anni Ottanta si batteva a un certo punto in un film erotico, un film pornografico, e nel 1900, negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, ci fu una televisione locale tarantina che trasmetteva scientemente film a luci rosse la notte, e appena la mattina finiva il film a luci rosse partivano le trasmissioni politiche di un personaggio che poi è diventato sindaco tanto, grazie insomma anche all'uso spregiudicato della sua professione, che era Giancarlo Cito, che insomma aveva capito le due grandi passioni degli italiani, che è il licenzioso, uso questa parola un po' antica proprio per farmi capire tanto, per me licenzioso è proprio questo, quello di vedere il porno e poi commentarlo. Io mi ricordo domenica a casa mia dove c'erano i miei parenti, dicevano, ma domenica, oh, ma l'altra sera per sbaglio, girando i canali, ma per sbaglio, su questo per sbaglio si insistevano, tutti per sbaglio, ho visto e c'erano domenica, e poi c'era sempre qualcuno che diceva, no, vedi che non era l'attrice di lì, ma è quest'altra attrice, insomma la prima l'ho visto anch'io per sbaglio. E poi da lì, in realtà poi è un fenomeno che ho anche studiato, c'è stato un momento che stavo facendo anche un documentario sul rapporto tra pornografia e televisioni locali e politica, che poi insomma su questo si possono dire tante cose,
o anche per raccontare che cos'è il nostro paese, che cos'è l'Italia, come si vive in maniera, diciamo, la sessualità in Italia è veramente romanzesca, perché noi siamo, cioè la viviamo, forse siamo i più licenziosi d'Europa, ma anche quelli che maggiormente dissimulano la loro libertinaggio, la loro licenziosità, non voglio dire moralisti, però è un rischio, per esempio, per il romanzo che andavo a scrivere, il moralismo, cioè raccontando una storia del genere, una storia che una persona che entra in tutti questi mondi e gli racconta con questo sguardo testa, è uno sguardo fintamente interno, fintamente esterno, ma lo stesso è uno sguardo appunto totalmente connaturato, e in questa contraddizione appunto ci sono ci riesce benissimo, però, no? A non essere moralista in questo libro, perché il messaggio forse è un messaggio d'amore, essere amati nonostante Martino sia così. Visto però che hai parlato di un sindaco, io inviterei qui un tuo carissimo amico, il sindaco di Tricase, Antonio Coppola, che è venuto per farti una sorpresa. Questo suo sorriso senza giudizi e senza pregiudizi
nei confronti degli esseri umani, di tutti gli esseri umani, perché questi giudizi non sono soltanto nei confronti di Martino, di poche protagoniste, e la variegata umanità, sono tutti gli aspetti delle persone che vengono guardate senza mai pregiudizio, e in questo bisogna dargli merito, un gran merito. Come bisogna dargli merito nell'attenzione che donano i particolari, nei profumi, negli odori, nei fiori, le rose bianche, le rose rosse, le tuberose, i vari significati. Si entra in un'atmosfera in cui si descrive benissimo quella che è la realtà nostra di oggi. Viviamo in una confusione totale tra realtà vera e realtà che noi viviamo, che è la realtà immaginaria dei film, delle televisioni, dei nostri strumenti. Spesso si confonde la realtà vera con quello che abbiamo visto, addirittura con un bengalese con cui parla lui, no? Il fionaio alla fine, con un bengalese a cui gli dice: ma io ti ho visto, eri in quel film, e il bengalese gli dice: no, no, guarda che era vero, non era un film. E tu rimani sempre nel dubbio che questo sia la verità o la fiction, ma è quello che purtroppo è noi viviamo in questo periodo, forse, o non so, è il mondo che sta diventando così. Qual è la realtà? È quella che viviamo tante ore al giorno, stando a contatto forse più di quanto è immaginario, piuttosto che del reale. Bravo Mario, ci hai fatto un bel regalo, è un regalo che ho molto apprezzato e mi fa molto piacere di essere qui, vabbè, immeritata sorpresa, perché insomma tu da solo eri più che sufficiente. Grazie. Tante ragioni, infatti
infatti ho sempre detto a Michela, devo venire qui a vivere, devo tornare fuori casa, invece la mattina vieni qua. E senti Mario, una curiosità, c'è un amico avvocato che mi ha fatto notare prima, non c'entra niente col libro, mi ha fatto notare prima l'alta presenza, ci sono tantissimi avvocati in sala, tu che sei un catalogatore, uno studioso, secondo te c'è una connessione? C'è una professione. Ma perché questa domanda? Cosa state tirando dentro? È una curiosità. Qual è? Che senso dell'avvocato? Tu che sei un catalogatore, uno studioso, riesci a dare una risposta, una spiegazione? Ho detto ci sono tantissimi avvocati in sala. Non ho capito la domanda. No, ma la faccio dopo. Ho detto, allora, un mio amico avvocato, prima un amico avvocato, che è lì al paro, prima mi ha detto, allora, ti ha detto, guarda Valeria, stasera in questa sala ci sono tantissimi avvocati. Ma sì, siamo, cioè, io ho studiato giurisprudenza, ho fatto l'esame, io pensavo... Ma Martina ci sono 850.000. Ah, solo perché ci sono tantissimi. Voi? Una curiosità, volevo sapere se tu potessi dare una risposta a questo. Ma che cosa? Vorrei rispondere alla domanda, se posso intromettere. Certo. Forse noi avvocati vorremmo l'indirizzo dei vari avvocati. Allora, nel libro, posso dirvi questa cosa, nel libro sono descritti perfettamente i quartieri, tra l'altro mi sa che dovevo pure cambiare un po' alcuni dei nomi dei locali. I nomi sono anche molto simili ai nomi dei locali che ho frequentato. Vabbè, comunque purtroppo non posso raccontare degli episodi personali perché diventerebbe veramente noioso, però tante cose di questo romanzo sono state vissute, ovviamente trasfigurate dalla lettera del scrittore. E prima mi ha ricordato il fatto del bengalese, e io vi racconto questo, visto che è uscito, che è una scena del romanzo. In un tempo corteggiavo una ragazza, corteggiavo una ragazza che lavorava in un posto vicino dove lavoravo anch'io, e a un certo punto, quando tu non hai più mezzi per trovare una scusa per avvicinarti, fai anche la cosa più ingenua, che è quella di mandare i fiori. E io mandai un mazzo di due cose, perché dovevo sapere tutto il significato che mi aveva dato a studiare, pensa a questa raffinatezza. E ho mandato questo mazzo, però mi sono dimenticato di firmarlo. Esattamente come fa Martino, e questi fiori, poi col passare del tempo vedo che lei non continuava a salutarmi, io però nella mia testa ero convinto di aver scritto il biglietto, poi nel corso dei mesi questa cosa si è perduta e continua ad essere non corrisposto, di questo insomma io scrivo sempre perché sono un esperto di non corrisposti. E lei, cioè, si è fidanzata con quello con cui lavorava. Io ho pensato che secondo me si è preso il merito lui delle cose che sono andate nel negozio, cioè, e quindi io sono convinto di aver fatto mettere assieme, adesso sono una famiglia felice, hanno dei figli, hanno 10 anni, insomma. Sì, capito. Capito, però non è. No, vabbè, io non ti volevo prendere in giro sulle donne che tu corteggi, però durante il festival, a proposito di festa, tu hai chiesto a tutte le tue amiche scrittrici con quella c'è la parola, ti hanno detto no, quindi è il tuo destino. Allora, torniamo al libro, un'altra domanda, una curiosità. Martino arriva a Roma, si iscrive all'università, la carriera però universitaria finisce tragicamente, no? Perché presenta una tesina che il professore universitario chiaramente non accetta, non capisce, in cui lui propone un confronto tra Pasolini e Rocco Siffredi. Di Pasolini cita un libro particolare, Petrolio, no? E una scena in particolare, la famosa scena 55 del patrono della Casilina. Ora, è stato osservato da alcuni critici che nel paragone tra le gangbang di Siffredi e le ammucchiate di Pasolini, guarda cosa mi fai dire, tu hai proposto finalmente un Tana libera tutti. Era davvero questa la tua intenzione? Ma in realtà io lo fai il protagonista.
personaggio del romanzo che dice che si frega i Pasolini, però vi posso raccontare che quando io ho visto quel film di Siffredi, che forse perché ero rimasto scioccato dal Petrolio di Pasolini, e Petrolio di Pasolini è un libro pazzesco, però è un romanzo incompleto, era un romanzo che Pasolini non avrebbe mai pubblicato in quelle condizioni in cui è stato pubblicato, quindi erano cartoni, cioè erano appunti, infatti i titoli di capitoli sono appunto numero, e anche questo era appunto numero 55. Quindi chissà se quell'appunto sarebbe stato pubblicato o no, però ci dà un'idea dell'immaginario che aveva Pasolini. Caspita, quella scena lì è pazzesca, il ratone della casina. E io mi sono scioccato nel leggere. Quando ho visto un film di Rocco dove pari metteva in pratica quello lì, per me lo shock è stato ulteriore, cioè proprio quello di Martino. Quindi ho voluto creare il rapporto con l'istituzione e la fine del suo rapporto con l'istituzione con l'involontaria demolizione dell'altra istituzione. In questo caso l'idea, spesso quando si parla di Pasolini si parla di Pasolini asessuato, invece Pasolini è del sesso, ci ha fatto, come dire, tantissimo, ci ha scritto tantissimo, lo praticava, e la sua ultima notte è avvenuta dopo che aveva cercato comunque il suo ultimo rapporto sessuale rimorchiando uno dei suoi ragazzi di vita alla stazione Termini, ed è secondo me, come dire, era un modo per raccontare questo, anche un rapporto un po' strano che ha Martino Bux con la cultura postmoderna. E cosa c'è di più postmoderno della pornografia, e cosa c'è di più postmoderno diventa la pornografia con confronto con la letteratura? E quindi questo dialogo surreale fra il professore e Martino, e tra l'altro Martino insomma fa anche una figura insomma non proprio del tutto una figuraccia, cioè è una debacle, però ho capito che insomma tutti i critici che hanno parlato di questo libro si sono soffermati su questo paragone, però non volevo assolutamente mancare di rispetto nei confronti di Pasolini, ma era un modo per raccontare lo sguardo di questo trasognato e post-partito personaggio. Siccome è una serata non soltanto di presentazione del libro, ma anche una festa per te che abbiamo voluto organizzare, chiamo Walter, il tuo carissimo amico, che ci leggerà Alibi Teatro, che ci leggerà l'incipit del tuo romanzo, che è straordinario. Grazie.
domanda, Mario, ci avviamo alla conclusione. Martino Bux, l'hai detto più volte, il paladino, no, di questo, del porno degli albori, anni 80, della Golden Age. No? Ad un certo punto però è costretto dalla vita a vivere per strada, no? E c'è una scena fortissima in cui lui, per riscaldarsi, fa un farò di tutte queste riviste, no, che aveva catalogato, che aveva conservato. In questo modo, come dire, si frantumano anche i suoi sogni. Un falò allora che si carica di forte valenze simboliche? Ah, e anche in realtà quella scena può raccontare anche la nostra caducità, no? E Martino in quel momento non si capisce che l'importanza di vivere pienamente la vita, cioè di lasciarsi trascinare dal desiderio, cioè non restare soltanto a guardare, a buttarsi dentro le cose. E se noi sapessimo che domani è finita, cioè che domani non ci siamo più, cosa succede? Cioè noi cosa faremmo? Ecco, vivere con questo tipo di sensazione, cioè quella sensazione che di dare il tutto, dare il massimo, a volte ci sono dei momenti della nostra vita in cui questo accade. E Martino in quel momento si rende conto appunto di come la vita sia così breve, cioè tutte le occasioni perse, tutte le cose mancate. E l'ho voluta raccontare in questo modo, cioè vedendo farlo tra l'altro il mondo dei senza fissa dimora, io sono molto legato per tante ragioni che conosco e che ho raccontato nel mio primo romanzo, ma adesso in qualche modo Martino si avvicina anche adesso, e è un mondo incredibile perché è popolato, fatto di persone, sto parlando di quelli che oggi si dice barboni, ma molto spesso è fatto da persone che fino a poco tempo fa erano persone con una vita normale, come Martino. Martino è una persona che per certa parte della sua vita è una persona che ha una sua, anche se molto strana, originalità. E poi a un certo punto queste persone, come un fiammifero, si spengono per tante ragioni, finisce la famiglia, finisce un amore, si perde il lavoro. A volte, per esempio, ho conosciuto recentemente delle persone, perché ho fatto, mentre scrivo questo libro, io sono anche andato a dormire nei dormitori di Palla, a un certo punto che finisce il mattino. Per esempio ho conosciuto la storia di persone che sono state ricoverate in ospedale, hanno speso tutto quello che avevano per essere curate, poi non avevano nessuno, sono uscite e andavano a dormire all'ostello di dietro, alla Caritas. E persone normali, cioè non il drogato, il tossico, non il malavitoso che ha fatto una brutta fine, non l'immigrato, ma proprio persone che hanno, italiani che hanno avuto dei rovesci. E in quei momenti a volte tu ti rendi conto che non hai vissuto al massimo, e lui vive questo crinale. E a me ha colpito moltissimo una storia, l'ha messa alla fine del libro come metafora, a proposito di questa caducità. Ed è la storia, sì, una storia di, insomma, chi ama poi Quark, magari Piero Angela la saprebbe raccontare molto meglio, ma è la storia del pesce lanterna. Non so se avete mai sentito parlare di questo pesce, un pesce femmina, poi secondo me è proprio la metafora di questo romanzo alla fine. E il pesce lanterna è molto curioso perché è un pesce molto brutto, tra l'altro. Un pesce sformato, che chiamano lanterna perché ha un gambo e una lucina, è uno di quei pochissimi esseri viventi che produce autonomamente energia elettrica per uno strano processo chimico. E nei fondali del mare a un certo punto si possono osservare queste minuscole luci e sono soltanto femmine. Il maschio del pesce lanterna, che in termine scientifico di pesce lanterna è l'ofiforme, e io vorrei dire che puoi chiamare la femmina pesce lanterna, il maschio lo chiamo con il suo nome scientifico, il l'ofiforme, invece, è, rispetto alla femmina, è un capello, è un vermicello piccolo piccolo che feconda
pesce lanterna aggrappandosi alle parti posteriori di questo pesce. Il rapporto sessuale avviene attraverso lo stomaco. Lo stomaco, dove l'ofifome, cioè il maschio, viene, si atrofizza e l'ofifome muore e diventa un capello d'argento di questo pesce lanterna che si riempie di questi maschi che la fecondano e poi muoiono, rimangono tutti in questo strascico. A me piace molto sorridere, una mia amica disse: vorrei tanto che i miei ex diventassero tutti i capelli d'argento. E invece lì mi aprì questo, mi illuminò e disse: effettivamente, perché non ne parlavo ancora dell'occasione del romanzo. Ero colpito dal pesce lanterna e forse insomma per la mia indole masochista, e a un certo punto ho immaginato che che Martino Cruz in qualche modo era un lofifone inconsapevole. Forse molti di noi se lo so che lofifoni diventano capelli inconsapevoli, un lofifone raccontato vittima anche in qualche modo anche la morte più bella, cioè morire nel piacere, comunque muore nel piacere, in questo fenomeno che scientificamente si chiama della bioluminescenza. Non so, chiediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche intervento. Intanto volevo fare un saluto, alla nostra Luisa Ruggio qui questa sera, non si aspettava di essere chiamata, però se vuole venire ci fa piacere. Vieni Luisa. Un'altra grande amica. Lei si è messa ultima, però la chiamiamo. Invece vedi davanti che ci parliamo. Luisa tra l'altro è una scrittrice, non so che poi la preparare, però... Avete detto tutto, io vi auguro di leggerlo, di incontrarlo, questo libro, la sua scrittura va letta sin dal primo romanzo in realtà. Io ho trovato delle connessioni profonde con l'inizio, ho trovato un cerchio che si chiude, c'è molta lucentezza, c'è molto candore in queste linee. C'è il Mario migliore, non ve lo perdete, dico solo questo. Grazie. Rimango seduto così non mi vedete. No. Si deve assumere la responsabilità. Mario, vorrei chiedermi, ti do del tu perché abbiamo la stessa età. Microfono. Vorrei chiederti se voi desiderata in materia coincidono oppure collidono con quelli espressi in questa parte protagonista, in questa che io chiamerei più che altro il superato, quindi eccetera, la santificazione, o fare mossa. Questa tua narrazione in realtà è una fabulazione di una leggerezza incantevole e disincantata. Non si chiama Ma la traduco la domanda per tutti. Mi è stato chiesto se i desiderati del protagonista, le ossessioni, forse anche alcune cose che lui cerca di fare, in qualche modo abbiamo anche, faccio parte anche della mia vita. Alcune cose sì, è inutile che faccio quello che prende le distanze. Preciso che ho letto soltanto dai. L'epilogo stasera che conosco è la introduzione, la presentazione. No, assolutamente nel libro per dire
delle attrici che ho amato, che ho conosciuto, persone, delle situazioni che Martino anela, insomma, alcune mi appartengono. Quando insomma prima parlavo anche dell'aneddoto dei pesci da terra, di Epifome, quello insomma ha alimentato una lunga parte dei miei modi di rapportarmi con l'altro sesso, quindi spesso mi sono comportato dall'Epifome. E niente, quindi insomma ti ho risposto sinceramente. So che c'era un altro simile. Sì. Sì. Ma io di solito non intervento, Valeria per conoscere, e quindi contrariamente alle mie abitudini questa sera però prendo un po' la parola perché un po' mi sento chiamato in causa, perché si è parlato di avvocati e io sono uno dei pochissimi avvocati che ci sono nella sala. E poi perché devo dire che l'argomento mi appassiona moltissimo. E per fugare subito però il malevolo sospetto di chi potrebbe pensare che dietro questa apparenza di persona per bene si nasconde in realtà un vecchio satiro oppure un eterno adolescente, voglio subito ricordare innanzitutto a me stesso che Oscena, come diceva Marcuse nel saggio sulla liberazione, non è la donna nuda che mostra i peli del pube, ma è l'immagine del generale nel Vietnam che ostenta le medaglie al valor militare. E questa affermazione oggi potrebbe sembrare addirittura banale, però stiamo parlando del 1969, nel 1972 uscì un film di cui tutti ci ricordiamo, che era L'ultimo tango a Parigi, che fu condannato a Roma per oscenità, anche Pasolini subì un processo per oscenità, e quindi erano dei tempi in cui la morale veniva ridotta alla morale sessuale. Però il concetto di candore è quello che mi ha colpito. La pornografia, mi pare di capire, per questo personaggio non è altro se non una specie di fuga della realtà, nel senso che la realtà, con i suoi squilibri, con le sue ingiustizie, con le sue cattiverie, è talmente essa sì pornografica che a un certo punto è quasi quasi un voler prendere le distanze, un voler creare o mettere degli steccati. Io credo che in realtà viviamo in un mondo in cui di oscenità se ne vedono veramente molte, ce ne sono tantissime. La pornografia è stata ormai banalizzata perché ovviamente è alla portata di tutti e quindi ha perduto quella valenza che un tempo poteva avere. Io simpatizzo per questo personaggio, non ho ancora letto il romanzo, ma mi pare di capire che effettivamente lui guardi alla pornografia come un modo innocente per estradarsi da una realtà che forse sente come minacciosa, come prepotente, come ingiusta. Questo può essere una chiave di lettura, però vi riprometto di leggere il libro che a me tenere meglio e più da vicino alla storia. Grazie per la conclusione, e c'è l'ultima sorpresa, magari si può anche già preparare, la svegliamo, e Maristella Martella, un'altra amica nostra e di Mario, che è Maristella, una danzatrice, insomma. Prego, passo avanti. Ciao, Maristella. E Maristella Martella è una grande danzatrice, coreografa, e ci farà un piccolo regalo, una piccola performance. Sì, ora spostiamo qui davanti. E io, mentre Maristella si prepara, vorrei chiudere con alcuni versi, appunto. Fa tutto lui, io dico, Sai Mario, vorrei chiudere con alcuni versi di Claudio Ruggeri, no? No, il tappeto lo lasciamo, Maristella? Sì, lo lasciamo. E con il lamento della sposa barocca, da dove in qualche modo, no? Butta anche un po' il titolo del tuo romanzo, non so se tu lo sai, se c'è tanto caso, sicuramente sì. E chiudiamo così con Claudio Ruggeri. Tra l'altro la sposa è una
T'avrei lavato i piedi, oppure sarei fatta altissima, come i soffitti scavalcati di cieli, come voce in voce si sconquassa, tornando folle ed organando a schiere, come si leva a salto il candore demente, alla colonna che porta la corona e la maledizione di Gabriele, che porta un canto ed un profilo che cade, se scattano belle mille luoghi, sentite rubide come cadono. Ovviamente continuo, però la nostra piccola chiusura poetica dedicata a te e Maristella Martella che ci regala questa piccola performance. Grazie a voi. Yeah.
Allora, grazie a Maristella, grazie davvero. Allora, per adesso abbiamo finito. Volevo ringraziare tutti, primo tra tutti Enrico San Giovanni, che è padrone di casa. Stefania. Allora, la cosa che mi è piaciuta stasera è che ho visto facce diverse. Di solito quando ci sono le presentazioni più o meno si riconoscono sempre le stesse facce. Oggi c'è stato un po' più gente eterogenea, sia per ruolo, sia anche per età, e io spero di vedere sempre più giovani. Queste iniziative comunque saranno le associazioni magari a promuovere, però i comuni dovrebbero appoggiare, non dico economicamente, ma comunque facendo anche da tramite, perché comunque qualche piccola risorsa possa arrivare a queste associazioni. Adesso faremo un brindisi più avanti, insomma c'è un piccolo buffet, Tony Ostina ci offre il vino, e vorrei soltanto ricordare che c'è stata oggi una diretta streaming nei prossimi giorni sul canale YouTube, che troverete sulla pagina o Facebook di Lampus oppure radiodelcavo.it, si può chiedere la strada. Quindi vi ringrazio, se voleste associarvi a Lampus, all'ingresso ci sono i modi di iscrizione o comunque noi siamo su Facebook. Grazie a tutti, buona serata. Per la firma delle copie, se Mario è d'accordo, Mario, firmi qui, ti va? Sul trono, quindi Mario.